Cari buon gusto e bentrovati a casa tua identità, gusto e benessere, oggi un inno alla straordinaria Sardegna, quest'isola che tutti vorrebbero vivere almeno 2 giorni della loro vita? Certo che sì, molto simile a tratti, molto simile rispetto alla nostra terra, ecco perché vogliamo creare una ricetta con un prodotto tipico che è questo pane straordinario, carta musica, pane carasau, ma in realtà questo è il pane guttiao, guttiao perché è il carasau già condito con olio extravergine d'oliva e del sale, quindi un pane insaporito, un pane tipico della Barbagia. Ho la fortuna di avere tanti amici sardi o chi trascorre del periodo in Sardegna, per cui conosco tanti prodotti. E mi piace utilizzare questo pane speciale che è una storia pazzesca, antichissima, di una sfoglia. E carta musica, perché carta musica? Ve lo dico subito, perché guardate, anzi me la metto qui, quando lo si apre per mangiarlo è ovvio che fa questo rumore, no? Quindi è musicante, un pane musicante. Come lo andremo a realizzare? Non freddo, quindi non in accompagnamento a pomodori, insalate o comunque a salumi vari, ma bensì faremo una lasagnetta, quindi una millefoglie di pane guttiao con della caprese, quindi alla quale aggiungeremo anche del pomodoro, della passata di pomodoro 100% calabrese. Allora, gli ingredienti quindi sono pane guttiao o carasau per chi non avesse il guttiao, basilico fresco, ringrazio la mia straordinaria mamma per la produzione di erbe aromatiche, lei è davvero grandissima in questo, e poi abbiamo dei pomodori oblunghi, quindi rossi, e poi anche dei ciliegino, dei picadilli, questi sono di Monopoli, hanno origine pugliese, quindi troveremo un riferimento un po' per diverse regioni del sud Italia, del parmigiano, in questo caso per dare una gratinatura, e poi abbiamo della salsa di pomodoro che ho già lavorato con uno spicchio d'aglio e aromatizzato, quindi con uno spicchio d'aglio, del basilico e dell'olio extravergine d'oliva e sale, mozzarella fior di latte, anche una mozzarella di bufala qui ci starebbe davvero bene, faremmo un inno alla Campania, alla Puglia, alla Sardegna e alla Calabria, poi dell'origano, ovviamente origano di Calabria selvatico, e poi abbiamo del pepe nero e del sale rosa, sempre bio, olio extravergine d'oliva, terra, quale altrimenti, oleare a carbone con questo trittico che rappresenta la piana di Gioia Tauro. Cosa facciamo? Semplicissimo, proprio con quello che avete in casa, prendiamo parte del nostro pane, ecco, e lo dividiamo perché una pirofila triangolare non l'abbiamo, è chiaro, quindi lo andiamo a dividere più o meno a metà. Guardate che spettacolo, che fatica fare questo pane, poi ce lo facciamo proprio raccontare da qualcuno che lo produce, andremo presto in Sardegna, che ci aspetta da tanti anni, e chissà se troveremo intanto qualche amico sardo che vi farà un invito proprio ufficiale. Allora, spezzettiamo così il pane, riduciamo i nostri pomodori a spicchietti oppure a rondelline e andiamo avanti così. Forno preriscaldato, 180 gradi o anche a 200, tanto bisogna soltanto lasciarla una decina di minuti al centro del forno per far insaporire tutto, fare fondere e far amalgamare gli ingredienti, e può servire questa lasagnetta di pane guttiao, tiepida, calda oppure fredda. E allora abbiamo tagliato quindi a spicchietti i nostri pomodori, adesso li condiamo come per realizzare un'insalata. Guardate, se fosse davvero 100%, anzi tre quarti calabrese più che sarda, pugliese o cos'altro questa ricetta, vedrebbe una bella manciata di cipolla rossa di Tropea Calabria GP, però voglio mantenermi più sulla ricetta direi campana della caprese. Allora aggiungiamo quindi il sale
rosa bio con questa ricchezza in ferro. Chi è il nostro supermercato, il nostro riferimento per i prodotti biologici? Bio Bottega, il tuo bio quotidiano a Lamezia Terme. E allora prendiamo l'origano. Abbondante, 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 abbondante. Poi lo andremo a rimettere anche in fase di impiattamento, ok? E l'origano lo mettiamo perché non avrà contatto diretto con il calore. Quindi lo metteremo negli strati centrali, questo pomodoro. Ecco, vi consiglio l'origano invece, quando dovete infornare qualcosa che prevede il contatto diretto con il calore, di metterlo solo alla fine, come si fa per la pizza. Poi mettiamo, ecco, questa bella fogliona, guardate qui, basilico, proprietà del basilico, beh, un antistress per definizione. Dà buon umore, regala sensazioni di benessere immediato e poi ha tantissime proprietà all'interno, gli essenziali pazzeschi, che vanno a, non solo ad impreziosire i piatti, ma anche a darci una bella sferzata al tono dell'umore, quindi agisce tanto sul sistema nervoso, oltre ad avere quantità di ferro, vitamine, sali minerali, tutte cose tipiche, proprietà tipiche di ortaggi o comunque di erbe aromatiche a foglia verde, intenso, brillante. Ok, ci siamo, prendiamo la nostra pirofilina, mettiamo dell'olio extravergine d'oliva abbondante. Vi ricordo che questo è un pane già condito, quindi è già saporito, per cui sale davvero soltanto poco per condire l'insalatina di pomodori. Mettiamo, come per le lasagne, la nostra passata di pomodoro 100% calabrese, sempre biologica. Ecco. E guardate, il mio amico famoso, ecco, il mio Mario, che cos'è che ha realizzato per una grande festa in Sardegna? Soffritto, guardate qui che spettacolo, soffritto quindi con tutto questo trito di ortaggi pazzesco, carota, sedano, cipolla. La cipolla naturalmente l'ho portata io ed è quella di Tropea. E poi ancora, una salsiccia straordinaria. Guardate queste pezze enormi, questi pezzi e pezze enormi di pecorino sardo. Straordinario, pecorino sardo. E poi guardate che carini, che tenerezza, ma che bontà, burro proprio secotti con, come tradizione vuole, con il mirto, e poi al forno a legna i nostri porcetti. Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Quindi noi vi aspettiamo qui in Calabria, voi sardi, e noi verremo lì. Andiamo a mettere piano piano la nostra carta musica insaporita, quindi pane guttiao e via. Allora, essendo sottilissima, cari buon gustai, è chiaro che può anche essere, la prendiamo che mi scivola un secondino, ecco, può anche essere condita davvero poco, perché il calore, poi l'umidità rilasciata dai pomodorini la fa assorbire la carta musica, quindi il nostro pane guttiao, ma per proprio avere un risultato eccellente, a metà cottura, anche a tre quarti, schiacciate bene bene tutto quanto, di modo che possa assorbirsi bene tutta l'umidità, e rinfornate per gli ultimi 5 minutini.
E voilà, e voilà. Eccola qua. Io la lascerei qui, Sì, sì. Però sono sicura che voi volete vedere all'interno come si presenta questo pane guttiao alla caprese al forno. E allora, va bene, prendiamo un bel piatto. Anche perché poi ci vogliamo mettere ancora origano fresco e le foglie del nostro basilico stupendo. Vediamo. Quindi è come se voi, guardate, la consistenza non è quella di una lasagna, è quella di una crepe. Una bella crepe. Ops. Ecco qua. Togliamo questo basilico. Questi si sono posizionati così spontaneamente, non lo so. Forse li lasceremo. Chissà, chissà, chissà. Basilico come inno italiano della nostra caprese. Ci mettiamo giusto un altro po' di parmigiano su, che fa anche un bel effetto coreografico con questo bianco. Ancora origano. Abbondante, abbondante, le nostre erbe aromatiche hanno tante tante virtù che, guardate, a saperle tutte, a conoscerle tutte le virtù che hanno, non acquisteremo più integratori, garantito, proprio garantito così. Benissimo, cari buongustai, allora non ci aggiungo più nient'altro, va bene? La lasciamo così. Vi do intanto i riferimenti per mettervi in contatto con noi. Volete rivedere le ricette di A Casa Tua? Andate sul nostro canale YouTube, A Casa Tua TV, oppure chiamate l'800 088 335 per avere delle informazioni qualora le aveste perse. Non so, perché magari i vostri bambini stavano richiedendo attenzione particolare, o perché magari siete dovuti scappare al lavoro, o magari dedicarvi ad altro. Allora, cos'altro dirvi? Date un occhio attento anche alle nostre realtà commerciali, perché noi concludiamo sempre i nostri pasti con un ottimo caffè, quindi dolce amaro, naturalmente Cannizzaro, con questo aroma intenso, o espresso bar o decaffeinato per chi non volesse rinunciare al piacere del caffè, ma rinunciando però alla caffeina. E poi uno dei distillati di Distilleria Caffo, scegliete voi. Io concluderei con un bel amaro del capo, sì, qui ci starebbe davvero bene. Non perdetevi nulla, ritorneremo prestissimo a Casa Tua Identità, Gusto e Benessere, vi aspetta. Ed eccovi, cari buongustai, A Casa Tua Identità, Gusto e Benessere, qui prontissima per realizzare un'altra ricetta di ispirazione, perché sapete che le ricette nostre sono tutte di ispirazione, non le realizziamo mai prima che questo momento, ok? Allora, in mano ho un frutto straordinario che io direi adoro semplicemente, e sono i capperini, gentilmente, sapientemente, pazientemente raccolti da un esperto, un amatore. Sono dell'Alto Ionio cosentino, quindi sono selvatici, crescono naturali, e poi ho pensato soltanto bene di metterli in salamoia, ed eccoli qui, stupendi, deliziosi, hanno una piccantezza naturale straordinaria, guardate, da sincerarvi proprio voi personalmente. Andiamo, perché realizzeremo un portafoglio di carne, in questo caso una bella fetta di spalla di vitello sottile sottile, tipo carpaccio,
L'andremo poi a tagliare in due e l'andremo a farcire con del tritato di carne. Poi andremo a riempire appunto questi fagotti, queste tasche con delle zucchine che andremo a ripassare con uno spicchio d'aglio, le faremo appassire, non grigliate, ma anche grigliate andrebbero bene, le insaporiremo con aglio, quindi le trifoleremo in olio extravergine e poi uniremo al composto per farcire i nostri portafogli questo pan grattato ovviamente derivato dal pane dell'Artiste du Pain in Viale Sonzo a Catanzaro, specialità di pane, rosticceria, pasticceria per tutti i gusti, per tutte le tipologie, anche a Catanzaro Lido in Via del Mare. E andremo poi ad aromatizzare con una salsa straordinaria dove valorizzeremo al massimo i nostri capperini dello Ionio, insieme a sempre verde su verde, fagiolini prodotto di stagione, uno spicchio d'aglio e poi li andremo a caratterizzare con questa salsa straordinaria che saprà di grappa al peperoncino piccante di distilleria Caffo. E quindi non perdetevi nulla, cari buon gustai, iniziamo, prendiamo subito il nostro aglio, mettiamo a soffriggere, si utilizza sempre e solo un'unica padella. Le padelle ovviamente sono quelle che ci ha fornito Fratelli Mutolese a Campora San Giovanni, per chi avesse la partita IVA può acquistare lì, quindi se siete ristoratori, rivenditori, tutto per la casa, per la ristorazione, per l'hotellerie. Ecco qua, olio extravergine d'oliva è la prima cosa che andremo a fare per dare sapore a questa padella e appunto soffriggere il nostro tritato di carne insieme allo spicchio d'aglio, pepe nero bio e sale rosa bio. Ecco qua, allora è fondamentale che in questo caso i succhi della carne rimangano disponibili perché poi andranno ad aiutare il nostro tritato, la nostra carne macinata, ad unirsi al pan grattato. Togliamo l'aglio quindi. Ecco, deve semplicemente cuocersi fino a cambiare colore e insaporirsi un po', come avete visto, con olio extravergine, aglio, pepe nero, ripetiamo sempre per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, e sale rosa bio. Per tutti i prodotti bio, il tuo bio quotidiano è da Biobottega alla Mezza Terme, il tuo e il nostro. Benissimo, andiamo quindi a conservare la nostra padella che ci servirà poi per continuare a trifolare, soffriggere, insaporire tutto il resto. Mettiamo subito il pan grattato, più o meno la stessa quantità del tritato. Non aggiungeremo uova, non aggiungeremo nient'altro, staremo soltanto attenti a chiuderlo bene con dei stuzzicadenti questo portafogli. Scotterà un po', quindi rimestate eventualmente con una pinza o con un cucchiaio. Ecco, qualora proprio non dovesse poi compattarsi una volta tiepido, aggiungete o un po' di brodo vegetale se l'avete disponibile, un filino d'olio extravergine o magari un cucchiaio di latte o di latte vegetale, quindi di soia, di riso e quant'altro. Togliamo tutti i pezzettini di carne, ok? Abbiamo detto che quindi poi condiremo questi portafogli con i capperi straordinari dello Ionio, fagiolini biologici che abbiamo sbollentato prima in acqua salata e basta, lasciati veramente cuocere pochissimo. E poi per colorare un po', dare un rosato, metteremo dei pomodorini, ok, all'interno.
per cui è la volta delle nostre zucchine. Vai, si riparte. Olio extravergine d'oliva sempre nella stessa padella. Ecco, date un occhio attento ai nostri partner commerciali. Ad esempio, parlando di frutta, straordinaria frutta OP Natura, cooperativa, una cooperativa agricola che si trova a Polistena, aggiudicatari del bando di somministrazione frutta nelle scuole di Sicilia e di Calabria, che meraviglia, quindi arance di Calabria, clementine di Calabria GP, kiwi a pasta gialla e a pasta verde, e in questa stagione le angurie straordinarie del nostro territorio, della nostra Calabria, che sono dolcissime proprio perché il terreno, ci spiegheranno poi magari i nostri anche riferimenti, i nostri agronomi, ha proprio questo zucchero non naturale, quindi sono terreni limosi. Allora andiamo a mettere le nostre zucchine. Le zucchine le copriremo un attimino per farle sudare, metteremo un po' di sale e le copriremo con il nostro coperchio per farle sudare leggermente, ma rimarranno semicotte, un po' croccanti. Ecco, man mano che si raffredda, quindi tendete a compattare più o meno come una polpetta la carne, anche se non è completamente proprio unita, non importa, perché poi diciamo chiuderemo bene i nostri portafogli. Le zucchine vanno bene di questa consistenza, quindi quel croccantino che rimane, i pomodori li abbiamo tocchettati, adesso andiamo a rendere le nostre verdure, quindi il nostro ortaggio di stagione, i fagiolini. Li facciamo a tocchettini e li andiamo a saltare, a creare questa salsa molto molto saporita. Li andiamo a saltare insieme ai nostri capperini dello Ionio con olio extravergine, un spicchio d'aglio e la nostra grappa al peperoncino di Caffo. E via che ci siamo, quindi i nostri fagiolini sono prontissimi, insaporiti con l'aglio, quindi padella ancora calda calda, filo d'olio extravergine, prendiamo i nostri portafogli, sembrano delle zatterine. E guardate, la cosa bella del carpaccio, della carne sottile, è che quando poi si avvolge su se stessa, si compatta, si attacca, ok? Perché proprio la texture della carne, i tessuti fanno sì che si possano unire, compattarsi bene bene. Quindi i capperi li aggiungeremo proprio qui nel condimento e nel sugo, diciamo, che rilascerà la nostra carne di vitello. E poi arriverà il momento in cui andremo a versare la nostra grappa e poi ritufferemo i fagiolini insieme ai pomodorini e poi li serviremo nel nostro piatto da portata.
Ed eccoci qua. Ecco, allora andiamoli a posizionare sul nostro piatto. Io per una questione proprio di calore purtroppo non posso togliere gli stuzzicadenti, li dovete fare leggermente, leggermente, leggermente intiepidire, dopodiché togliete gli stuzzicadenti e andate così come casa vuole, a casa tua d'altronde. Non siamo un ristorante, siamo una casa di identità, gusto e benessere. Per ricordarvi che abbiamo dei prodotti straordinari, spesso per dirvi come sono fatti, dove potete trovarli. Ecco, questo è un po' il nostro obiettivo. A casa tua identità, gusto e benessere, disponibile sul canale YouTube anche per i nostri internauti. Prezzemolo, che ci sta davvero bene bene insieme ai capperi, insomma insieme a tutti questi ortaggi. E ancora olio extravergine d'oliva, guardate, non sbagliate, abbiamo un territorio ricchissimo di cultivar di olive e quindi poi contrasta anche il colesterolo cattivo, quindi riduce il colesterolo cattivo e favorisce quello buono. Grazie per l'attenzione che non è mai scontata, casa tua identità, gusto e benessere, torna prestissimo. We'll be right back.